di quelle canzoni che ti porta a fischiare, si sa, quando si fischia passa un po' tutto. Non a caso si dice fischia che ti passa, fischia. Pronto! Ti abbiamo in linea, buongiorno! Oh, ma io Fabio! Oh, Jonathan, buongiorno! Mare mia, non mi faccio nenni, mare! Ma tu hai provato a fischiare? A fischiare, mare, ma tu io c'ho un paranoia, ascolta, fischia, vediamo, sentiamo, fischia un po'. Mare, non ce la faccio, mare! Ebbene, non avevo dubbi su questa cosa, sai? Paranoiato, mare! Ma che è successo? No, Ma che è successo? Ma perché, dai? Oh, mare, a sera ne siamo buttando preciso, mare! Prego? A sera ne siamo buttando preciso, mare! Preciso a chi? No, è preciso a nudo, mare, è uno preciso, mare. Ah, uno in questo pignolo, senso. Mare. Ah, ho capito. Zica, mare, è la camurria, mare. Beh, certo, è uno preciso, quindi, insomma. Ma troppo preciso, mare, è uno che ha sapere sempre cose precise, mare. Sì, certo. Ti può sorridere, ma quando ti scemo, mare, che andiamo a mangiare la pizza. Ecco. Tutti mare semi, mare. Sì. Come una città, ma un dinamo, mare. Quando arrivo conto, mare, io ti aspetto un conto preciso. Beh, insomma. No, mare, io mi ho preso una margherita. Quindi pago 3,50 euro, esatto, mare. Esatto, io le patatine, più la Coca-Cola, esatto. Poi ci metto un cometto, mare. Mamma mia, effettivamente non va bene così. Di solito conviene dividere tutto alla romana. Ma non dare un conto, a conto papà, tu, mare, che poi tiriamo, no. Scusa, ma che c'entra? Vabbè, mare, ma così ci fa, ma no, ma guarda, ma non si fa così, fuori si spattano i coppa. Ma no, quando mare, da fare un conto, mare, mi picchiai una pizza. Non è il massimo, non è il massimo della vita, però, insomma, magari. Mi chiesto un supplemento, poverico, sai. Ma non c'entra, mare, però. Su paranoi, mare. Lo so, ma di solito è meglio dividere alla romana. Cioè, siete in 20, per esempio, pagate 200 euro, mettete 10 euro mare, a testa. Ma secondo me, chi è come chiedo dei figli qualcosa, come si chiama? Don Cruz, mare. Perché? Chiedo che c'avevo frati, mare, che quando avessi sigaretti, come ma si che chiama? C'entra? Mare. Lo so. Ma chi tu fare che quando avessi sigaretti? Ma non lo so come si chiama. Ma chiama l'autista, mare. Ma che ne so, non lo non so. Neanche io, figurati. Ma figli chiedo da, mare, chi mi pare di pure di questa maniera, ogni volta che riesci con noi. È un po' pignolo, Ma allora ascolta, ma la pignoleria, la precisione è allo stesso tempo sinonimo di saggezza. Mare, la voce di ragazzi, mare, agissimo. Oh, mare, danno preciso. Mare, moglie tu, mare, che moglie preciso, no? Ah, ho capito. Che... Mare, allora, ascolta. Devi passare una girata, mare. Col goniometro. Vicino, mare, c'ho un pignoli da calcolare, mare, la quantità proporzionale, mare. Non è sbagliato, non è sbagliato. Mare, ho sfritto da gattina, mare. No, non è sbagliato, dico non in questa mare, fattispecie. Ma ho sfritto da gattina, no, perché l'ho capito, però. Voli bene all'Amazzonia, mare. Ma che c'entra? Mare, di l'Amazzonia arrivano belli soli, mare. Ehi, ma che c'entra? Io dico, bisogna essere precisi in tutto. Non sicuramente in questa roba, però sicuramente, insomma, bisogna essere mare, precisi. Ma no, che mi cacco la proiezione ottagonale do fizzino, mare. Scusa. Ma di pare che siamo scattiati qua. Come faccio? Paranoia, mare. Beh, tra le altre... Ma poi ti a calcolare, mare, un tiraggio e la velocità di combustione per capire quando tiri in attacco. Ma scusa, c'ho pupezza, mare. Oh, ma scusa... danno preciso, sì, c'ho pupezza, mare. Ma come fa? Si porta anche lo strumento per poter capire la portata del vostro polmone? Cioè, come fa, mare, poi? No, scusa. Ma tu sai che ogni di noi ci siamo in tipo di polmoni, mare, andiamo in tipo di tiraggio. E lo capisco. Ti fai i conti, ti dici, mare, a te ti attaccano quattro tirati di 7 secondi. Ma scusa, fammi capire, siete... Mare, ma che mi ma siete schedati tutti, cioè quindi siete schedati, ognuno di voi ha la propria scheda personale, lui cammina con un computer, oppure è proprio così, fa tutto a mente. No, mare, a mente, ti dici che è come chiedo i film, mare, chiedo qualcuno aveva gli stecchini, ho capito. Non costiene un danno. Ma neanche io. Mare, danno preciso, mare, non ci riusciamo più. Però insisto che la precisione spesso è sintomo di saggezza, vabbè, è sintomo di saggezza. Mare, ma io no, perché mare, chi magari. Ma mare, fa sclerare, mi immagino, mare, chi dice, non faccio un paranoia. No, ma che c'entra? Magari io fossi preciso come lui. Cioè non come lui per fare quelle cose che fa lui. Perché immagino che sia preciso anche in altre cose. Ma comunque. La ucciano, mare, stavamo chiando una bella cosa. Ecco, sempre lì. Ciuri, a fare i calcoli, a fare i disegni. I calcoli. Ma poi in mare girava la piegatura, mare, un pezzo che scicava su Zaffava. Chi si danno preciso? Ma chi sta mucchiando una confezione regalo, mare? Ammoglia, ma chi si è scattinato più davvero? Ma scusa, effettivamente, così, approssimativamente... Quanto tempo impiega? Mare, lo saggio, dei 18 e 37 minuti, mare. Ma tu sai che bottiglia di pinoacce che aspettiamo già? Non oso immaginare. Paranoia. Mare, le camassi ci
innappava la testa nel muro che c'era fatto la pittura a plastico, aiuto, pare, che si fece tutti i puntini da frutti, che alle cavagli, che aiuto, che sta facendo una rattalora da frutti, pare, gioppo mezzo, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Vabbè, comunque, insomma, in ogni caso all'interno di una comitiva c'è sempre quello un po' più precisino degli altri, che tutto sommato in alcune occasioni può essere anche utile, no? Senti, mare, ci puoi mettere una canzone a Pinuaccio e poi... Ma più tardi metterò una canzone per voi. Ho scelto una canzone di Riccardo Fogli. Bello, mare. Storia di tutti i giorni. Bello, mare, già, ecco. Si chiama Fogli. Ecco. E già De Fogli uno capisci come un giuri. No, mare. Ma che c'entra? Il suo ma cognome. Ascolta, è il suo cognome. Seconda cosa. Vabbè, sì, mare. C'è parte dei pu. Storie di tutti i giorni. Storie mare. Di tutti i giorni. Cioè, racconti di tutti i giorni. No, c'è, no, delle storie, cose. Mare. Ma, storie di tutti i giorni. Ma che c'entra? Storie nel senso di. Cose mare. Che accadono ogni giorno. Che c'entra? Che è come morisci tu, mare. Fabio Formosa, no. Vecchio pezzo di Ruaggi. No, non è vero. Oh, ma come ti permetti? Jonathan, non è vero. Pronto, Jonathan. Pronto?